Importante risultato che però deve essere ancora rivisto, perché è importante tra le virgolette, perché noi comunque ci batteremo ancora, perché è stato un piccolo passaggio. Si parla della legge 122 che era diciamo un emendamento del 2008, della legge 80 del 2008, che l'anno scorso a luglio è stata adeguata con la legge 122. Allora, noi, avendo avuto questi incontri con il Ministero della Giustizia, con il Ministro Orlando e con il Sottosegretario Ferri, avevamo chiesto se si potesse reinserire dentro una norma nel fondo delle vittime e portare la soglia un pochino più alta. Certo, ci hanno dato retta, però non siamo contenti del tutto, perché hanno alzato questi diciamo questi stanziamenti, questi finanziamenti, con un'aggiuntiva di 12 milioni e 8 di euro per il 2017 e 31,4 milioni di euro per il 2018, che sommato però per le varie vittime è pochissima roba. Per cui noi abbiamo voluto adesso un altro incontro che faremo a settembre, perché questo non ci basta. Certo, è un piccolo primo passo, e assolutamente dopo neanche a un mese e mezzo dalla nascita di questa associazione, per l'amor di Dio, siamo contenti, però non va bene. Che cosa chiedete? Chiediamo assolutamente che questi soldi vengano anzi quadruplicati, se non quintuplicati, perché sennò le vittime non possono avere nulla, possono avere molto poco. Però è l'inizio di una grande battaglia che noi porteremo avanti, che continueremo comunque a portare avanti.